C'è una sede che è quella della conferenza sociale sanitaria, che è la sede dove i sindaci capi distretto, assieme al sottoscritto che è il presidente, assieme ai direttori generali delle ASL, è la sede che prende le principali scelte, fa le principali scelte di politica sanitaria, sociale e sociosanitaria, cioè dà gli indirizzi, fa la programmazione e deve fare anche la verifica e controllo di quella programmazione. A cascata, ovviamente, l'altro luogo è quello dei comitati di distretto, che sono appunto i luoghi dove si riuniscono i sindaci assieme al direttore del distretto e che traducono quegli indirizzi, quella programmazione di carattere provinciale, noi abbiamo fatto una programmazione di carattere triennale, la traducono poi nel proprio territorio. Può sembrare un po' ingegneria istituzionale, ma non lo è affatto. Non c'è nessun'altra regione, non c'è nessun altro luogo, scusa la Toscana che ha scelto una strada un po' diversa, dove i comuni sono messi al centro della programmazione sociosanitaria e sanitaria. Nelle altre regioni la programmazione sanitaria si gioca tutta tra la direzione, il management delle ASL, cioè la parte alta, diciamo, dei direttori generali, e la regione. In Lombardia gli enti locali non esistono, semplicemente. Ed esiste poco, infatti, il sistema territoriale si punta molto sui grandi ospedali, sui ospedali privati, spesso e quant'altro, ma non dilunghiamoci. Qui l'idea è stata: mettiamo al centro gli enti locali, cioè i sindaci, quelli che sono eletti dalle persone, dai cittadini. Una cosa ovviamente che dobbiamo ancora migliorare, ma finalmente ci sono dei luoghi con delle regole che, come dire, decidono, beh, la programmazione di carattere generale, danno i principali indirizzi e dovranno occuparsi, dopo dirò appunto come vorremmo fare, di capire dove mettiamo le risorse che abbiamo a disposizione e che scelte facciamo in ogni territorio. E poi si decide, traducono attraverso il comitato distretto appunto in scelte ancora più, come dire, più contingenti, più specifiche di quel territorio. È proprio una... Ecco, questa è una prima idea di sanità, dove invece di mettere fuori gli enti locali li mettiamo al centro. La seconda è che dobbiamo sempre più partire nel darci l'organizzazione che vorremmo più efficace per rispondere ai bisogni delle persone, a capire però come stanno cambiando questi bisogni qua. Se no parliamo di una sanità magari che stava fermi a 10 anni fa. Provo a dire solo tre cose. Ci sono due tipi di utenti oramai nella sanità. C'è l'utente cronico e fragile, che ormai è anziano, è una società che diventa più anziana questa, no? Questa ora è 23%, noi siamo oggi quello che l'Italia sarà nel 2015, lo siamo già adesso, siamo uno dei territori più anziani, cioè con persone oltre i 65 anni, ma soprattutto con molte persone che cominciano ad andare oltre i 75 anni, siamo già quasi all'11%. E la provincia di Bologna, dentro l'Emilia Romagna, è la più anziana. Questo significa patologie di lungo periodo, più, come dire, possibilità ovviamente di patologie di lungo periodo, perché più si allunga la vita, più è possibile, come dire, ammalarsi di malattie croniche, di malattie che poi stanno lì e che quindi costano molto ovviamente al sistema sociosanitario. E questo è un utente più fragile, più passivo, cioè è un utente che dobbiamo prendere a carico, dobbiamo accompagnare noi dico intendo pubblico, il pubblico deve accompagnare, prenderselo a carico, lui e la sua famiglia spesso, perché l'altro problema è che le famiglie aiutano queste persone, lui e la sua famiglia, quindi non c'è più solo un soggetto, aiutare anche la sua famiglia a trovare la collocazione migliore all'interno del sistema dei servizi. L'altro diventa un utente che invece è, diciamo, quello non anziano, perlomeno un anziano diverso, se lo è, ma insomma saremmo noi, diciamo, i più giovani, che sono già degli utenti invece molto più attenti ai propri diritti, alla ricerca della migliore collocazione sanitaria, un utente, un cittadino sempre più esigente, giustamente, che non ha più il timore verso, come dire, il medico, la scienza medica di vecchio stampo, e che cerca e vuole la migliore qualità possibile all'interno del territorio dove vive. Poi abbiamo le professioni che stanno cambiando. Stanno cambiando perché ci sono sempre meno medici e molte sempre più un'influenza forte delle professioni tecniche
e sanitarie, sarebbero i tecnici sanitari vari di varie categorie e gli infermieri, che hanno assunto un ruolo completamente diverso dal passato. Oggi l'infermiera ha un rapporto molto diverso dal medico, lo sa chi è medico già da diverso tempo, di quello che era nel passato. Oggi spesso l'infermiere diventa, in alcuni casi, come dire, davvero non qualcosa che ha le dipendenze del medico, ma che assieme al medico, quando si fa un quadro clinico, ha dei compiti molto precisi. Tant'è vero che, come dire, le direzioni infermieristiche cominciano ad assumere un peso sempre più rilevante all'interno delle aziende sanitarie. E poi c'è anche questo tema del grado di femminilizzazione sempre più forte delle professioni sanitarie, sono sempre più donne quelle che cominciano ad andare in sanità. Terzo, c'è il tema della tecnologia. La tecnologia sta cambiando moltissimo la sanità. La tecnologia vuol dire che sempre di più le tecniche che si usano all'interno degli ospedali, ma anche non, perché con il tema della, dire, delle reti telematiche, della capacità di leggere a distanza i referti, ma anche le tecniche, pensate, chirurgia sempre meno invasiva, la laparoscopia e altre cose, insomma, cambiano la stessa organizzazione degli ospedali. Sono più di 20 anni fa. Queste tecniche cambiano anche l'organizzazione stessa dell'ospedale e la possibilità e la capacità di curare la malattia in un certo modo. Allora, dobbiamo partire da queste tre cose qua, perché sennò altrimenti si fanno dei ghiacci di carattere diverso. L'organizzazione che dobbiamo costruire, che abbiamo costruito, ma che dobbiamo ancora costruire, migliorare, qualificare, dopo è scontato che partiamo da un livello diverso da tutti gli altri, però qui dobbiamo occuparci di noi, quindi dire dobbiamo ulteriormente fare un passo in avanti, proprio perché questi mutamenti, se non facciamo un passo in avanti, rischiamo di travolgere anche questa sanità. Perché sono mutamenti, badate, che portano più dispendio di risorse. Non è che le tecnologie negli ospedali abbassano la spesa sanitaria, l'aumentano. Anche i nuovi farmaci, quelli più potenti, aumentano la spesa sanitaria. Oggi abbiamo farmaci come quelli dell'AIDS che ci permettono alle persone di rimanere in vita, ma costano, in un sistema sanitario pubblico. Così come le tecnologie e così come l'invecchiamento della popolazione porta ovviamente più spese. Allora noi abbiamo questo tema delle risorse limitate che abbiamo, di una spesa che è sempre di più, e quindi dobbiamo costruire un sistema che non sprechi neanche una lira. Il sistema non sprechi neanche una lira, è importante. Ci sono degli ospedali a cui dobbiamo dare una vocazione per il proprio territorio. Sono punti di una rete, non possono avere tutto, questo è evidente, perché tutto non ci possiamo mettere in ogni punto. Quando dico tutto, guardate, dico livelli di specializzazione, cioè la neurochirurgia deve stare a quell'area, non è che la possiamo fare dappertutto, perché la faremo male e con scarsa sicurezza. La dobbiamo fare a Bellaria perché lì concentriamo le professionalità, le tecnologie, la casistica. Se un chirurgo fa 1000 interventi diventa più bravo di uno che ne fa 100. Se spezzettiamo 10 interventi spezzettiamo la tecnologia, le competenze e la casistica. E facciamo male quel mestiere lì e buttiamo via i soldi. Allora, l'alta specializzazione è chiaro che va negli ospedali cittadini, ma sto parlando di altissima specializzazione. Sto parlando del trauma set, sto parlando dello stroke, sto parlando della neurochirurgia che vi andate. Poi dobbiamo avere invece, ed è questo che dobbiamo fare nei prossimi, pensiamo sicuramente le emergenze. Qui a Bazzano è una crescita in cui il pronto soccorso diventa un tema rilevante. Stamattina parlavamo con il direttore generale sul turno aggiuntivo qua che dovrebbe partire da aprile infermieristico, perché questo deve essere un ospedale in cui potenziamo la porta d'accesso. Poi è chiaro che dobbiamo però mantenere e qualificare quello che c'è.